e si è tenuta oggi la prima assemblea del nuovo consiglio di amministrazione del consorzio della bonifica dell'Emilia Centrale dopo le elezioni di 2 mesi fa. Nell'occasione sono stati nominati presidente e consiglio amministrativo. Molto emozionato, ovviamente, molto onorato e naturalmente anche ho tutto il peso, sento tutto il peso, ma direi che sentiamo tutto il peso della responsabilità che oggi ci assumiamo nei confronti dei 270.000 consorziati del nostro consorzio. Reggiano, classe 1967, imprenditore nel settore vitivinicolo, numero uno provinciale della Confederazione Italiana Agricoltori. Lorenzo Catellani è il nuovo presidente del consorzio della bonifica dell'Emilia Centrale. La nomina è avvenuta nel corso della prima assemblea del nuovo CDA, composto da 30 membri. Quali saranno gli obiettivi del suo mandato? Beh, mantenere il consorzio sempre un ente all'avanguardia per un territorio che vuole essere un territorio all'avanguardia. Reggio, Modena sono territori che sono eccellenze economiche, non solo nel settore agroalimentare, ma nei settori economici in generale. Il consorzio dovrà essere in grado di rispondere alle grandi sfide climatiche, quindi sicurezza idraulica da un lato e diga dall'altra. Proprio l'impegno a favore della realizzazione di un invaso in Alta Valdenza sarà centrale per il nuovo governo del consorzio. Noi accompagneremo come ente attuatore tutti gli adempimenti necessari per arrivare ad avere un'opera che risponda ai fabbisogni plurimi del territorio, quindi acqua certamente per l'agricoltura, ma non solo, acqua per l'industria, acqua per da bere, acqua per usi civili. Ricordiamoci l'importanza fondamentale dell'acqua per usi civili. Una diga che dovrà anche garantire sicurezza al territorio, perché avrà un ruolo importante nella sicurezza dei territori vallivi. Lorenzo Catellani guiderà il comitato amministrativo formato da 2 vicepresidenti, di cui Ugo Franceschini in qualità di vicepresidente vicario e da Alberto Notari, oltre che dai 2 componenti membri Mauro Bolondi e Mario Bottura. Il mandato ha la durata di 5 anni.